Awa Dinab. Notte di vandalismo al centro storico, epicentro dell'ennesimo scempio sulle proprietà dei residenti, la zona compresa tra Piazza Colonna Mariana, Via al Duomo e Vicolo Ospedale Militare. E sono ancora una volta le automobili a finire sotto la lente e le mani dei ladri. Diversi finestrini e i lunotti spaccati con l'obiettivo di impossessarsi degli oggetti di valore all'interno delle vetture, come nel caso di un'autoradio, smontata e rubata dal cruscotto. I ladri hanno poi proseguito nella loro opera aprendo con la forza gli sportellini del serbatoio, meta dell'effrazione la benzina estratta svitando il tappo e prelevandola con appositi tubicini, da cui si presume gli autori del gesto hanno aspirato il carburante. Una tecnica vecchia è messa in atto sui modelli di automobili che ancora lo consentono. I proprietari delle vetture hanno già sporto denuncia e sperano che le tante telecamere in zona possano dare un nome a chi ha compiuto il gesto. L'episodio di stanotte ripropone l'emergenza sicurezza al centro storico dopo circa 2 mesi di relativa tranquillità. I residenti chiedono alle forze dell'ordine che non si abbassi la guardia sui controlli. Ritorna alla grande prosa e danza a Sassari. Info e prenotazioni www.cedacsardegna.it.